Così com'è adesso, cosa può rappresentare? Così com'è, è solo un mostro marino che prima o poi cadrà, perché anche perché non è neanche più ancorato alla terraferma. Prendere un provvedimento per fare cosa? Riprenderlo, metterlo in sesto o toglierlo via del tutto? Perché è uno scempio vederlo adesso. Anche perché appunto bonificando quest'area si potrebbe riprendere anche la spiaggia, il turismo Certo, balneare. Questo è questo un bel tratto di spiaggia Ma comunque. se pensate che dalla Marinella fino a Conia di Curinga, questa spiaggia c'è il divieto balneare. Stiamo parlando di forse 700-800 metri di spiaggia. C'è il divieto balneare. Sporcizia che non ne parliamo, le immagini parlano da sole. Scariche, discariche abusive, di quello è inutile parlarne perché è un problema di tutta la Calabria. È inguardabile, io vengo qua solo per rivivere dei ricordi, abito qui vicino, ma non per fare il bagno. Io che abito a 2 km dal mare devo andare a fare il bagno a Pizzo o a Falerna, perché qui è impossibile fare il bagno. Cioè le acque, guardate, se andiamo a vedere le acque, sono in condizioni proprio critiche. Siamo a San Pietro Lametino, nella zona industriale di Lamezia Terme, e questo alle mie spalle è il famoso pontile ex Sir. Un ecomostro, lo è sempre stato fin dalla sua costruzione nel 1971, che però ha un valore simbolico e metaforico diverso, non solo dal punto di vista ambientale, anche dal punto di vista economico. In quanto la Calabria per un certo periodo, gli anni 70, è stata interessata da un famoso pacchetto chiamato il pacchetto Colombo, che doveva prevedere nell'area di Lamezia Terme, ma anche nell'area di Gioia Tauro e Rosarno, un'innovazione tecnologica fatta di diverse fabbriche, posti di lavoro, e quindi sviluppo economico. Ma la realtà alla fine è che, come in questo caso, come in tantissimi altri casi, è stato solo un buco nell'acqua. Che ha illuso per tanto tempo la cittadinanza calabrese e ha lasciato le macerie e il degrado di quello che è uno degli scempi e degli scandali ambientali ed economici della nostra terra. Onorevole Parentela, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi. Paolo, allora, come la mettiamo con il pontile ex Sir? Abbiamo visto un simpaticissimo e drammatico per molti aspetti servizio realizzato dal nostro inviato Angelo De Luca. Lei, tu, siamo anche amici, voglio dire, al di là del lavoro. Ti sei occupato di questa vicenda con Sì. una interrogazione parlamentare che però, diciamo, non chiarisce la risposta attesa, non chiarisce il destino di uno dei più grandi ecomostri di questa regione. Sì, esatto. Purtroppo per noi i fatti sono chiarissimi, tant'è vero che abbiamo deciso tempo fa di fare un'interrogazione parlamentare per sapere proprio dal governo e quindi dallo Stato cosa intende fare su quell'area, perché tanti anni fa, dopo i famosi moti di Reggio, sono state fatte delle promesse di posti di lavoro, di sviluppo. Come al solito la Calabria è sempre stata terra di promesse mai mantenute. E ovviamente sono stati fatti degli investimenti perché all'epoca si riteneva, e purtroppo succede anche oggi, che la Calabria debba essere una zona di sviluppo industriale. Ecco, questo è il chiaro esempio che l'industria potrebbe coesistere con il nostro territorio, ma se ci fossero appunto degli investimenti ad hoc, non industriali e così preistorici come purtroppo spesso ci capita di sentire, che vogliono fare nuovi impianti industriali, spesso sono inquinanti. La dimostrazione dell'area Sir di Lamezia, ma anche l'area industriale di Crotone, sono il classico esempio che queste industrie inquinanti portano solo morte, devastazione ambientale e disoccupazione, ovviamente. Noi quindi, come dicevo prima, abbiamo fatto un'interrogazione parlamentare al governo, al ministero, anche al Ministero dell'Ambiente, per cercare di portare avanti una soluzione. E quindi noi abbiamo chiesto che venga superato il conflitto di attribuzione esposto
che abbiamo esposto nell'interrogazione, perché poi ci sono anche dei fattori, ci sono stati anche degli ecoreati in quell'area, hanno sversato i rifiuti industriali, hanno sversato di tutto, quindi l'area deve essere quantomeno restituita alla cittadinanza e deve essere bonificata. Quindi abbiamo chiesto di elaborare un progetto comune Stato-Regione che è volto alla bonifica integrale dell'area ex Sisir, evitando quindi questo danno ambientale che sta continuando giorno dopo giorno. Ogni volta sembra proprio il benvenuto in Calabria, perché i turisti, diciamo i passeggeri che arrivano alla Lamezia Terme con l'aereo, vedono come primo biglietto da visita proprio questa opera, quest'eco mostro, diciamo, che è pure crollato nel corso degli anni, e non è davvero un bel esempio da far vedere appunto ai nostri turisti. Spesso parliamo sempre di turismo, ma poi se non bonifichiamo i nostri territori, non mettiamo in sicurezza il territorio dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della salute, non possiamo parlare di turismo, è chiaro. Paolo, un'ultima domanda, poi ti lasciamo ai lavori in commissione. Prego. Sei impegnato, lo sarai anche subito dopo Pasqua, con i lavori delle commissioni delle quali fai parte. Secondo te, per la nostra regione, alla luce del fatto che molti mali, abbiamo parlato dell'ex Sira, abbiamo parlato del porto di Amantea piuttosto che di quello di Saline Ioniche, si tratta ovviamente di situazioni così ataviche, così drammatiche, che si trascinano da tanto tempo, che pensare ad una risoluzione in tempi brevi è certamente utopia. Ma al di là di questo, secondo te c'è speranza per la Calabria? C'è speranza se i calabresi cominciano ad aprire gli occhi, ad alzare la testa, a rifiutare il ricatto occupazionale che viene fatto spesso da questi politicanti che sono qui da 40 anni a devastare la nostra economia. Quindi c'è speranza se c'è, prima di tutto, il coraggio da parte di tutti i calabresi che non vogliono lasciare la propria terra e che vogliono scommettere su loro stessi e quindi anche sul nostro territorio. Quindi è un appello che faccio a tutti i calabresi, anche perché questi governi, compreso quello attuale, non hanno dato neanche un centesimo, neanche un euro nell'ultima legge di stabilità per le bonifiche. Solamente il Movimento 5 Stelle ha fatto una proposta in tal senso, però parliamo di pochi milioni di euro che di certo verranno spalmati su tutto il territorio nazionale. Però la cosa molto più grave è che sia il governo e sia la Regione Calabria ad oggi non hanno fatto neanche un piano bonifica, un piano rifiuti. L'ultimo risale al 2007 ed è grave, perché i calabresi sono i primi ad ammalarsi e a morire in silenzio. La politica si sta girando dall'altra parte, quando invece la politica, lo Stato, deve soprattutto pensare alla salute e al vero sviluppo, che deve essere appunto sostenibile, non con queste imprese, con queste aziende, con queste industrie che portano solo, come dicevo prima, inquinamento, disoccupazione e morte. Noi dobbiamo puntare sulla vera ricchezza della Calabria, che è appunto la biodiversità, l'agricoltura, il turismo sostenibile. È questa la vera industria e soprattutto l'unica vera grande opera che serve al territorio, quindi non il ponte sullo stretto di certo. La prima vera opera utile, grande opera utile per il nostro territorio, è proprio la messa in sicurezza del territorio, quindi di difese contro il dissesto idrogeologico, contro il consumo di suolo, per una raccolta differenziata porta a porta spinta e quindi un ciclo virtuoso di rifiuti zero. Questi sono le misure che servono alla Calabria, e i rapporti della Green Economy parlano chiaro. Quando investiamo 1 miliardo di euro sulla Green Economy, quindi ad esempio per le bonifiche, la messa in sicurezza del territorio, noi creiamo 7.000 posti di lavoro. Quando invece lo Stato vuole investire con 1 miliardo di euro ad esempio per le trivellazioni che vogliono fare, quindi invito i calabresi ad andare a votare il 17 aprile al referendum per fermare le trivelle, lo Stato con 1 miliardo di euro che spende per la ricerca dei combustibili fossili crea solo 700 posti di lavoro, contro i 7.000 che si potrebbero creare appunto per la messa in sicurezza del territorio. Grazie Paolo, grazie onorevole. Grazie. Buon lavoro e buona Pasqua. Grazie, grazie altrettanto. E noi torniamo in studio.